Ciao a tutti e benvenuti al video per il matrimonio di Cinzia e Fabio. Ciao Cinzia, ciao Fabio, tanti auguri. Come tutti ben saprete, oramai è un'usanza ben consolidata quella di fare un video per gli sposi, da vedere tutti insieme durante la cerimonia. Però non si può semplicemente buttare lì quattro foto, metterci una bella canzone sottofondo e a posto, il video è fatto. No. Ogni volta bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, che faccia ridere, commuovere, divertire. Ma non è così semplice ogni volta essere originali. Così ci siamo riuniti per buttare giù qualche idea e ci siamo detti: e se semplicemente ci intervistassimo ed ognuno raccontasse qualcosa sugli sposi, come li ha conosciuti, cosa sono loro per noi, che ne so, un aneddoto divertente o qualcosa di carino. L'idea ci sembrava carina e abbiamo cominciato a girare. Ma qualcosa è andato storto. Che dire, Cinzia per me è come una sorella praticamente al pari, quindi lo diventerà anche Fabio. E io mi sentirò sempre responsabile per loro, sempre parte della loro coppia, perché si sono conosciuti al mio matrimonio, come nella più bella delle favole. Finalmente è arrivato questo giorno, sono contenta per loro, sono contenta per Fabio che ha trovato comunque una persona speciale. E comunque Cinzia, sono contenta perché lei è una bravissima ragazza. E Allora, questo è il giorno più bello della vostra vita, però un po' anche della mia, perché so che Fabio è un ragazzo fantastico e quindi farete una bellissima vita insieme. E di Cinzia però posso dire solamente cose belle, perché abbiamo passato... Cugina! Che dire? Fabio, hai fatto proprio un'ottima scelta. Ti sei preso la ragazza più matta del gruppo, la ragazza più fantastica del gruppo, e io non a caso me la sono scelta come testimone. Grazie a Diego, ma davvero, allora, ce l'aveva detto da quando eravamo piccole che lei avrebbe trovato un fidanzato, insomma. Beh, tutta colpa mia, ma te la volevi tenere, non so, fino a... Perché pensavi avevi fatto una bella cosa? Beh sì, dai, non c'è niente che si è trovata, insomma. Abbiamo passato i giorni più belli, più divertenti di sempre, serate indimenticabili, e quindi che mi porterò sempre dentro, però immagino che adesso la vita sarà ancora più bella, perché insomma... Col cazzo! Come ho conosciuto Cinzia e Fabio? Fabio sinceramente non me lo ricordo, ma me ne frega poco. Cinzia era in piazza con Vanessa e Cristiano, e ricordo bene che Cristiano mi fece una battuta, un invito a che sa te la può pure chiamare. Però ma so chiamare. Ma. Allora, come ho conosciuto Fabio e Cinzia? Un parolone. Allora, Cinzia l'ho conosciuta una sera a Lorenz dalle 11:30 fino alle 4 di mattina a bere Cuba e gin lemon, a ubriacarci come le bestie. Quindi sono contenta, però vabbè, comunque c'è sempre il fatto che se lo porta via, quindi comunque un po'... Che te ne frega? Che me ne frega, c'è tuo fratello. Vabbè, però... Cioè quella se lo porta via e non me ne deve frega niente? Ho capito, ma tu c'hai tutto il tuo armadio lì. Vabbè, le volevate fare le smantrappate così fino a capelli bianchi, ma eravate ridicole da su, Vanessa. Testimonio, lo sgabello, il prete viene in chiesa con lo sgabello, vede la Cinzia, vede pure un segno 1,90, Nicolò per me dice oggi la scaraggi come lo è Cinzia. E Fabio, niente, Fabio l'ho conosciuto in macchina da Ascoli a San Benedetto, in barica ha cominciato sempre con Cinzia, quindi... Beh, dai, cioè, per me è una cosa bella, insomma, dai, è una cosa romantica, tu perché sei un po' invidiosa, sì? Vostro matrimonio, dai, tu e basta con tutte queste cose. Oh, Maria, che cosa fai? Ma fatto venire qua, chiacchierate e ci siamo. Oh, dai. Ma ti manca? Ma che Temptation Island? Ma che Temptation Island? C'è la nostra, sì. Ci stiamo, quelli litigano. Dai, ma Rita, però, dai, ma che è? Ma se queste parole veramente vuoi usare? Dai, ci sta Rita, ma non è modo. Ma che facciamo? Il matrimonio dei cafoni, no? Dai, ragazzi. E poi, come ti permetti, anche se sei mio fratello, ma chi ti credi di essere? Cioè, tu ti vuoi mettere a paragone con mio fratello, veramente? Cioè, ma se ci sa, no, però se tu non mi aspetta. Vabbè, però lei è una battuta.
dopo quello. Cioè, due ore che non stiamo a fare niente, non è per me qua. Non si fa, dai, su, cominciamo a fare qualcosa. Ma zitta! Il video per il matrimonio di Cinzia e Fabio. Il video che non sapeva da fare. Insomma, alla fine siamo detti si può semplicemente buttare lì quattro foto e metterci una bella canzone in sottofondo. No? A sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta, una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Music ain't got the same soul. I like that old timer.
faccio solo per voi. Ragazzi, lo facciamo soltanto per voi, Per me la, lo yu gi delle costolette. Sì, con le patatine? Sì, grazie. Per me invece, lo faccio solo per voi, una chicken Caesar salad. Solo per voi. Oh, c'è del sale, no? Tornate, tieni. Cinzia, Fabio, questo lo faccio solo per voi. Auguri! Assassino, faccio questo per voi. Ma non finisce qua. Modello Zoccatelino. Ciao ragazzi, Fabio e Cinzia, questo lo faccio per voi, è clamoroso. L'acqua è freddissima, gelata, il tempo lo vedete da voi, proprio veramente, è impressionante. Non l'avrei mai fatto per nessuno, ma per voi un piccolo sacrificio lo faccio. Tanti auguri ragazzi! Oh! Allora... Ragazzi, Marozzi in particolare, guardami bene perché con questi colori non mi ci vedrai mai più. Solo per mamma voi, solo per voi. Perché mamma detto. Cinzia, solo per te. Solo per te, Cinzia, Ma Sofia non l'avrete mai! Sofia, lo vuoi quel foulard lì? Ti piace? Fabio, lo sai che io sono uno tunz, ma faccio questo per voi, vi auguro una vita piena di felicità. Faccio solo per voi, forza Juve! Addio, Lo faccio solo per voi, Cinzia, per te, Mi hai bevuto nello stesso bicchiere di Francesco? Fabio, Cinzia, lo facciamo per voi! Come Fabio ben ricorda, io ho sempre avuto problemi a mangiare un particolare tipo di alimenti, i formaggi. Sebbene io questo problema da quando sto con Giulia l'ho risolto, in gran parte, per un particolare formaggio il problema è rimasto, questo. Fabio, Cinzia, questo lo faccio per voi. L'ho fatto per voi. Cinzia, Fabio, lo faccio solo per voi. No, la racchetta! Ragazzi, solo per voi. Guardate il papi! Porca puttana! No. Vai. Lo faccio.
facciamo solo per voi, non eh? Non credi a quelli che dobbiamo faccio solo per voi, eh? Faccio per voi, solo per voi. Ciao Cinzia, ciao Fabio, lo faccio per voi. Ah no, già l'hanno fatta? E allora... Cinzia, Fabio, lo faccio per voi. Ah, hanno fatto pure questa? E allora che faccio per voi? Leggerò un libro. Leggerò un libro. Ah, ecco qua. Ecco un libro. Cristo si è fermato a Empoli. Cazzo, c'avevo X2. Adesso vado la bolletta, dai. No! Basta, 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 basta. Amici, solo per voi, eh. Fabio, la mandita all'Inter, dai, dai. No, lo faccio solo per te. Ciao Fabio e Cinzia, lo faccio solo per voi, eh. Fabio e Cinzia, beviamo birra analcolica, una cosa mai più da fare, lo facciamo solo per voi. Auguri! Fabio, lo sappiamo che sei tu il re delle tecche nere e dell'incrostatura, ma per oggi l'abbiamo fatto solo per voi. Ragazzi, come previsto, il viaggio di nozze ci ha fatto diventare le balene e per colpa vostra il 26 agosto ci dobbiamo pure rimettere i vestiti che non ci entreranno mai. Non ci entreranno mai, quindi questa scalinata, non so se la vedete, la facciamo 3 volte al giorno, lo facciamo solo per solo voi. Solo per facciamo. Voi. Andiamo, vamo. Andiamo, va. Oh. Dove vai, amo? Amo, Fe! Lascia perdere! Che c'è? Lascia perdere! Ah, va bene! Ce lo ricompriamo il vestito, che cazzo ce ne frega! A Tommaso piacciono tanto le chiavi, ma adesso per Fabio e Cinzia le dà mamma, vero? No, 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 va bene, va bene, va bene, neanche per Fabio e Cinzia, neanche per Fabio e Cinzia. Gol! E vai! CR! Se! Lo faccio solo per voi! Forza Juve! Ciao amici! Un regalo speciale solo per voi, eh! Ragazzi, questo lo faccio solo per voi! C
Fabio? Cinzia e Fabio? Lo facciamo solo per voi. Solo per voi. Solo ed esclusivamente per voi. Eccomi, solo per voi. Non avete da venire. No, vieni loro. Amo? Amo, dove stai? Sto qua. Ma fa che? Sto a fare il video per Fabio. Cinzia, Fabio, lo faccio solo per voi. Oh, ma basta. Ma che ti stai a mangiare, crocchette del cane? Ma manco cena hai fatto? Fabio, Cinzia, io lo faccio solo e esclusivamente per voi e me ne vergogno una cifra. Me ne vado. Tanti auguri di qua, tanti auguri Cinzia e Fabio. Auguri assassini. Se sono fortunata lo fa anche una volta l'anno per festeggiare il vostro auguri, anniversario. Auguri, auguri, auguri. Auguri Fabio, ciao. Auguri! Auguri! Auguri sposi! Auguri! 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 Bravo, anche da Lorenzo, pure lui fa gli auguri. Auguri! Abbiamo fatto lo stacco, mo? Ok, adesso che devo dire? Abbiamo giocato, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, spero che vi siate divertiti anche voi. E auguri! Ancora! Un matrimonio così speciale, non potevano mancare gli auguri di chi tutto vede e tutto sa. Cinzia, Fabio, tanti auguri da Gesù. Ciao Cinzia e Fabio, non vi sposate, ragazzi, non è uno schifo. No, io sono sposato, fate quello che cazzo volete, ciao. Amede, Cinzia e Fabio si sposano. Cinzia e Fabio, auguri.